7 e 28. Saccomanno Michele, Pinto Martino, Missere Serena Lucia, Morleo Lucrezia, Gallù Giuseppe, Di Gaetano Marcella, Di Maggio Susanna, Giangrande Gilberta, Tieni Nicola, Gemma Giuseppe Saverio, Barbarello Anna, Longo Alberto, Pungente Mariella, Epifani Baldassarre, Pressa Gabriele, Dell'Atti Daniele, Rodi Francesco. La seduta è valida. Grazie. Allora, diamo inizio alle 17.30 a questa seduta di Consiglio Comunale. E ci sono delle comunicazioni che deve fare il Sindaco al Consiglio. Prego. Allora, scusatemi, sono un po' rintronata oggi, quindi ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno. Buonasera. Allora, sì, iniziamo, ripeto, giusto per il verbale, il Sindaco ha delle comunicazioni da fare al Consiglio, prego. Allora, la prima comunicazione era sulla consegna delle targhe vincitorie del concorso Fa il Natale più bello 2022. In realtà sono pervenute due domande per le quali è stata predisposta una targa, ma credo ci sia stata un'incomprensione con le persone a cui dobbiamo consegnarle e oltre che informarvi, non so altro, sono state già stampate le targhe e poi provvederemo a consegnarle. Credo che una sia, per quello che ricordo, la signora Erika, la moglie di Giovanni, Erika di Bico, Carrozzo. L'Erika Carrozzo, quelli che fanno quella cosa bella, la Bico Carrozzo, tutte queste cose qua. E un'altra credo la moglie di Nuccio Arenala. Non vi so dire di più di preciso, ma questo dovrebbero essere. Poi non sono venute e quindi le rinviamo
alla consegna, poi vedremo in qualche modo, l'importante è che lo sappiate. Noi abbiamo fatto un prelievo dal fondo di riserva e come la legge dice devo comunque sempre informare. C'è l'affidamento all'esterno della gestione delle buste paga che viene 1410 euro e sempre col prelevamento dal fondo di riserva dei servizi di trasloco, trasporto, perché abbiamo dovuto svuotare la biblioteca dove sono arrivati i nuovi mobili, però c'erano in mezzo un sacco di fascicoli e di cose varie. Colgo l'occasione anche per informarvi che come giunta abbiamo avuto un'interlocuzione con alcune persone, ma dovremo valutare, dovremo vedere la loro esperienza in concreto, ci faranno vedere, però è utile che voi lo sappiate, che potrebbero prendere in carico anche i fascicoli cartacei che abbiamo. Sarebbe un risanamento sociale e anche di funzione del municipio. Cioè tenere ammassati i fascicoli, che solo per andare a trovare degli anni scorsi un documento diventa un fatto gravissimo. Loro sono in grado, per quello che mi è stato rappresentato, sarà sbagliato e vi informerò chiaramente, potrebbero prendere anche la parte cartacea, conservare la parte cartacea, inventariarla ed essere in condizioni, che per dire, viene Gabriele a chiedere un certificato e siamo in grado di chiederlo e di farcelo inviare da loro immediatamente con la documentazione della delibera che mi è stata chiesta, di queste cose qua. Quindi per noi che non abbiamo spazio, adesso li teniamo appoggiati presso l'ex asilo, qua a scuola San Giovanni Bosco, in delle stanze. Voglio dire, non voglio suggerire pensieri cattivi, ma se uno volesse farmi male non ci vuole niente che faccia male, da non si possono tenere così le cose. Quindi questo è il progetto. Noi tra mercoledì e venerdì incontreremo come giunta queste persone. Se il progetto è valido ve lo ripresenterò all'ultima nostra occasione del Consiglio, ma su questo vorremmo muoverci. Quindi le spese servivano per traslocare questo, c'è stata una ditta, credo pure di Torre tra l'altro, che ha prelevato le cose dal Museo dell'Olio e l'ha portata in questa sede. Queste sono le comunicazioni, altre non ne ho. Grazie comunque. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con il punto 4 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 23 quater del DPR 387 del 2001, finalizzata all'utilizzazione temporanea di edifici e aree ad usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. Prego, alla parola all'assessore Missere. Sì, Presidente, io in realtà oggi propongo al Consiglio Comunale di, credo ci sia la necessità di fare una votazione per ritirare l'argomento all'ordine del giorno. Vi spiego perché. È assente l'assessore alle attività produttive Marcella Di Gaetano, la quale già in giunta aveva approvato, perché questo regolamento prima di venire in commissione e quindi successivamente in consiglio comunale è passato all'attenzione della giunta ed è stato approvato all'unanimità. Oggi purtroppo l'assessore Di Gaetano è assente, quindi siccome è un argomento che passa dall'urbanistica in quanto ufficio competente, ma in realtà è necessario e utile soprattutto alle attività produttive, e quindi io vi chiedo di votare per la revoca del punto all'ordine del giorno. Allora, a questo punto invito il Consiglio a votare per il ritiro del punto 4 dell'ordine del giorno, appunto relativo all'applicazione dell'articolo 23 quater del DPR 387-2001 finalizzato all'utilizzazione temporanea di edifici ed aree ad uso diverso da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. Voti a favore al ritiro della presente delibera. All'unanimità la delibera è approvata. A questo punto, il ritiro della delibera. A questo punto non vi sono argomenti iscritti all'ordine del giorno. Prego, Sindaco, la parola al Sindaco. No, io voglio ringraziare tutti perché chiaramente mi dispiacciono le assenze. È vero che sono gli ultimi consigli comunali,
che molti si sentono in campagna elettorale, ma come mi sono permesso di dire l'ultima volta, non facciamo, lo dico a me per primo, non facciamo in modo che quella che è la tensione elettorale ricada sui cittadini con consigli comunali poco frequentati, voglio dire, no? E percentualmente è chiaro che mi rivolgo soprattutto al mio gruppo, poi per carità i due colleghi che mancano, vale per tutti, però questo mi dispiace, questo voglio dire, e quindi ringrazio chi ha avuto il coraggio e l'onestà di essere comunque di un pomeriggio probabilmente di lavoro lasciato e venuto qui. Grazie. Allora, alle 17:39 la seduta è chiusa. Grazie.